Allora, da A un passo dal cielo agli studi di Uno Mattina. Buongiorno, benvenuto buongiorno Daniele Liotti, che piacere. Buongiorno. Antonia, sei anche tu molto contenta di averlo nostro ospite, sì, no? Immagino sì, proprio di sì. Buongiorno. Tanti complimenti per Sant'Antonio. Grazie. Daniele, prima di intervistarti ci vediamo questa bella scheda del nostro Giordano Verardi, che è uno che quando scrive c'entra dentro al cuore. È preciso. E poi ci vediamo. Ok. Ci sono molti attori che sono entrati nel mondo del cinema sgomitando e cercando di conquistarsi con le unghie e con i denti la tanto desiderata notorietà. Ce ne sono poi pochissimi che sul set ci sono arrivati quasi per scommessa e mai per un'esigenza narcisistica del proprio ego. E questo il caso di Daniele Liotti, attore tra i più apprezzati del pubblico italiano. Classe 1971, dopo essersi iscritto a giurisprudenza, partecipa per caso ad un provino dove si accorge che forse il suo destino è un altro: il cinema, il teatro, la televisione. Sul piccolo schermo comincia con una partecipazione nella trasmissione televisiva Prima Donna di Gianni Boncompagni, mentre il debutto vero e proprio come attore arriva a metà degli anni 90, quando fa parte del cast della commedia Cresceranno i carciofi a Mimongo. Interprete principale di molte serie televisive, è dal 2017, quando diviene il protagonista di A un passo dal cielo, che entra definitivamente nel cuore degli italiani, riuscendo a sostituire e a non far rimpiangere un attore del calibro di Terence Hill. Liotti ama molto anche il teatro, che ritiene sia stato fondamentale per la sua crescita professionale e soprattutto come esercizio per uscire dalla sua naturale riservatezza. Legato sentimentalmente con l'attrice Cristina D'Alberto Roccaspana, Daniele Liotti ha due figli. Una sua caratteristica essenziale, inconsueta per il mestiere che ha scelto, è la totale renitenza verso la mondanità. Quasi come Sant'Antonio da Padova, uno dei personaggi che ha interpretato con più trasporto, alla ricerca spasmodica delle luci del jet set, ha sempre preferito il lavoro interiore ed il lavoro come operosa dedizione al servizio degli altri. Perché i risultati, secondo lui, si raggiungono di più così. Del resto, come ha detto recentemente, non ho mai sognato in grande, eppure meno cercavo una cosa, più mi arrivava. Bella scheda. Bella, complimenti. Sì. Quindi, ha detto tutto, io me ne posso accadere. No, ha fatto, anzi, attore per caso, quindi cioè, hai fatto un provino così, attore passavo per caso, di lì. Guarda, la vita è sempre strana, no? Ti riserva sempre sorprese. Io mi sono diplomato, ho cominciato a studiare giurisprudenza, poi avevo bisogno anche un po' di lavorare, non vengo da una famiglia ricca, non mi è mai mancato niente, per carità, però comunque dovevo lavorare. Tra i lavoretti cominciai a fare qualche provino di pubblicità. In realtà il primo provino non andai neanche per farlo, semplicemente per accompagnare questo attore che doveva fare lui il provino. La casting rifilò tra le mani questa scheda, compila, la metti nome, cognome, età, io dico ma no, guarda, ma sì, fallo. Giustamente la casting. Ed era la pubblicità di una marca importante di pasta, non so se si può dire, insomma una marca importante di pasta, in inglese, quindi io dovetti fare una sorta di presentazione in inglese, my name is Daniele Liotti, I'm 22 in quel momento, 23, e dopo tre giorni, ma c'erano 500 pretendenti, dopo tre giorni, quattro giorni mi chiamano e mi dicono guarda sei tu. È perché erano aumentate le vendite della pasta? Evidentemente. E la cosa curiosa a proposito di questo, la pubblicità era una delle prime pubblicità che andava ad episodi, a storia, quindi c'era un momento che ero io il protagonista, un momento che era la ragazza, quindi c'era questa sorta di serialità, no? della pubblicità. Io in quel periodo lavoravo per un'agenzia di mio padre, la UTET, e il lavoro consisteva nel vendere libri, certo. Enciclopedie e quant'altro. Andavo nelle case delle persone con appuntamento a cercare di vendere l'aggiornamento, l'opuscolo nuovo, e nelle televisioni passava continuamente questa pubblicità. Quindi le persone, le clienti, enciclopedie.
mi vedevano là, c'erano anche a volte le figlie, 15-16 anni. Quindi tu bussavi e prima, ah, si mangia! Esatto. No, più che si mangia mi fermavano il contratto, quindi io più tornavo... Più pasta, più enciclopedie. Tornavo, tornavo all'agenzia che dicevo, ho firmato questo, questo e questo, e rimanevano così, perché ero un po' timido, ero un po' dimesso, un po' riservato, dicevo, ma come fa questo? Beh, vabbè, grazie straordinario. La grande utente. Ma da lì, grande ad utente. Un passo dal cielo... Ne corre. E ne corre. Com'è andata con questo grandissimo successo? Allora, io con la Lux avevo già lavorato, avevo fatto Sant'Antonio da Padova, anche lì una storia molto particolare c'è dietro, però fu, insomma, adesso non la racconto perché sennò poi mi dilungo troppo, fu un'esperienza meravigliosa perché è un personaggio meraviglioso. E io non volevo, non mi sentivo pronto per farlo quel ruolo perché non avevo avuto tempo di preparazione, venni chiamato all'ultimo momento, andai sul set e dissi al produttore, guarda, io non me la sento di fare questa cosa perché non sono pronto, ti chiedo scusa se sono arrivato fino qua, però è un ruolo che insomma devo avere una, avrei dovuto avere una preparazione. Lui disse non mi puoi mollare così, non mi puoi mollare così. La mia agente insiste al telefono, mi dice no, guarda, adesso devi cominciare, prendo il coraggio a 4, a 8, a 16 mani e mi vado a fare questa tonsura ai capelli. Mi faccio la tonsura, mi metto il saio, mi guardo allo specchio. Hai visto Sant'Antonio? Qualcosa è cambiato, adesso non voglio dire cose eccessive, ma qualcosa è cambiato. Ed è stata un'interpretazione molto bella che mi ha dato tante cose. È stata veramente molto stimolante ed emozionante. Da lì... Parecchi anni dopo il produttore Luca Bernabei mi chiama e mi offre questa possibilità di fare appunto un passo dal cielo perché Terence Hill non ci sarebbe. Come è stato sostituire Terence Hill che insomma aveva dato l'imprinting alla serie? Guarda, diciamo che forse c'è stata un po' di incoscienza da parte mia. Io quando penso a Terence Hill penso ai film di lo chiamavano Trinità, certo. Continuavano a chiamarlo Trinità, film con i quali noi, la mia generazione, ma anche generazioni successive, siamo cresciuti. Quindi per me era comunque una cosa bella, no? Pensare di prendere il posto di Terence in una serie così bella dal punto di vista di paesaggi, stimolante, andavo a cavallo. Poi mi hanno fatto leggere il personaggio che era completamente diverso, quindi non era una sostituzione, era una nuova entrata e effettivamente con la mia entrata la stagione 4 ha segnato un cambiamento, c'è stato un passaggio abbastanza importante, 1, 2, 3 in un modo, dalla 4 è diventata una serie più epica, più western, più giallo, più thriller, con un personaggio molto intenso, con un passato alle spalle, figlio perso, quindi anche per quello, per un attore è una prova interessante e ho accettato. E comunque... È stato un grande successo. È stato un grande successo. Non vi nascondo che ho sentito tanto la responsabilità. Vediamo la clip. Abbiamo la clip da un passo dal cielo. Lo possiamo immaginare. Clip. Clip. Scusa, ma non ho capito. Tu te ne stai per dei mesi nei boschi, ti fai vedere ogni morte di Papa, poi pigliatene mai in Slovenia per anni e non dici niente a nessuno, non ho capito. Lo sai che non mi piacciono gli addii. Shiva, andiamo. Shreds of wood. They're hidden in the mist. Molto western, eh? Sì, molto sì, cowboy. Sì, molto western, molto Sergio Leone, no? Molto Sergio Leone. Quindi, poi questo personaggio silenzioso, laconico, sì, un po' orso, che poche vive parole. Per conto suo. Forse ti assomiglia un po'? Che forse un po' mi assomiglia. Allora, sì. A proposito di Daniele Liotti, chi è dietro le telecamere Daniele Liotti? È un papà. Papà. Doppio papà. Bis. Papà Bis, una bambina di 4 anni. Beatrice, quasi 4, li fa il 15 settembre. Una cucciola. Una cucciolotta, che hai avuto con la tua compagna. Con Cristina, certo. E poi, a proposito di I am Daniele Liotti, I am 22, c'è un figlio c'è un più figlio. Grande che c'è ha Francesco. Proprio 22 anni. C'è Francesco che ha 22 anni con il quale sono praticamente cresciuto
perché l'ho avuto da più giovane, e quindi quando ancora ero molto figlio anche io. E che sta ricalcando un pochino le orme del papà, anche se non Lui ha studiato recitazione, teatro, dopo un anno e mezzo di recitazione, dove ha fatto anche degli spettacoli teatrali a fine corso, corsi, è venuto da me e mi ha detto: papà, a me di fare l'attore non mi va. Io non ho mai insistito, non ho mai pressato, non ho mai voluto che lui ricalcasse le mie orme, nel senso l'ho sempre lasciato molto libero. Tra l'altro è un ragazzo che ha parecchi talenti. E questa perché libertà scrive... però gli ha fatto scegliere proprio l'ambiente in esatto, cui tu sei. Esatto, esatto. Quindi da lì mi ha detto, gli ho detto: fra, l'università no, l'accademia no, ma bisogna lavorare. Ci aspettiamo che ti diriga in un film. Esatto. Ma magari sarebbe una bella cosa. Ma guarda, no? ne parliamo di questo. Nel senso, stiamo pensando di scrivere qualcosa questa insieme. Questa è una notizia, questa noi vedremo dagli occhi, diretto da suo figlio Francesco. Diamo appuntamento stasera all'episodio stasera di questa sera. Abbiamo la sesta puntata. Ci sarà un passo anche molto dal love, cielo. Mi dicono. Ci sarà love, io non posso sbottonarmi più di tanto. Non ti sbottonare. Però è una serie dove si cominceranno a capire quali sono le tendenze amorose. Da non perdere. Assolutamente da non perdere. No. Grazie a Daniele Liotti per essere stato con noi. Grazie a voi.